area suggestiva del chiostro comunale di Manfredonia, quella adibita alla presentazione di una mostra fotografica a cura del re della fotografia Bruno Mondelli. La mostra è appunto intitolata Manfredonia vista dagli occhi di un gabbiano. Amici di Manfredonia News, siamo qui all'interno di quest'area suggestiva del chiostro comunale di Manfredonia, dove potrete appunto visionare ed ammirare per 3 giorni consecutivi, 29, 30 e 31 agosto 2015, le bellissime tele che sono qui alle mie spalle, realizzate da colui il quale ho giustamente definito con l'appellativo di maestro e re della fotografia, Bruno Mondelli. Il tema di queste 3 giornate è Manfredonia vista dagli occhi di un gabbiano. Raccontaci un po', Bruno, in maniera molto sommaria di cosa si tratta. Si tratta di immagini che rappresentano la nostra città, viste, come appunto dice il titolo, dagli occhi di un gabbiano, perché è in fondo il volatile del nostro territorio, il gabbiano, e quindi è colui il quale vede la nostra città come noi, come io ho provato a farla vedere anche a voi, utilizzando anche in alcune proprio l'effetto fisciare, cioè l'apertura molto aperta, la stessa che il gabbiano vede con i suoi occhi. È un punto di vista nuovo, completamente nuovo, perché ogni foto che noi siamo abituati a vedere normalmente dal basso verso l'alto, in questo caso risulta come un'altra fotografia, completamente diversa. E quindi sono tutte immagini che comunque non possono essere raccontate, devono essere viste. Assolutamente sì. Allora Bruno, qui è possibile vedere, effettivamente visionare 40 tele, però so che ce n'è una in particolare, perché insomma sarebbe impossibile, noi lo vorremmo tanto che tu ce le raccontassi tutte 40. La tela numero 25, Arrenditi sei circondato. Spiegacelo un po'. Certo. La tela numero 25, arrendersi sei circondato, come si può ben vedere dalla immagine, rappresenta la chiesa di San Francesco, che è una delle nostre chiese un po', come dire, circondata da palazzi nuovi, la si vede nuovi o comunque degli anni 70 eccetera, la si vede bene in questa fotografia. Forse non è lo scatto tecnico più bello con la luce giusta, era una giornata uggiosa quella. Ci sono foto molto più belle sotto il profilo tecnico, ma questa mi piace particolarmente perché mette in evidenza una piccola chiesa che ormai non ha più neanche il respiro. Oltretutto io vedo, guardandolo dall'alto, che è molto rovinata, quindi andrebbe a mio avviso ristrutturata. E poi ce ne sarebbe un'altra, se mi permetti. Assolutamente sì, su quale tela ci spostiamo? Sulla mia sinistra. Dove abbiamo alla tela 24. La 24 mi piange il cuore. Rappresenta la nostra la storia della nostra città, almeno degli anni 20-30, Villa Rosa. Villa Rosa, che la possiamo vedere in questa foto come normalmente non si è abituati, perché Villa Rosa viene fotografata sempre con alle spalle la montagna e quindi non si individua esattamente la sua vera ubicazione. Facendola invece vedere dal punto di vista della montagna, abbiamo le idee chiare su come Villa Rosa è una fiore della nostra città e andrebbe anche questa ristrutturata. Sono tutte e due con poca luce, con una giornata uggiosa, forse proprio perché sono in agonia queste due fotografie. Benissimo, benissimo. Allora non ci resta che goderci appunto questa mostra davvero suggestiva ed emozionante, ed in bocca al lupo a Bruno Mondelli. Grazie.